Non chiamateli solo tatuaggi, ormai è arte pura. Arezzo, capitale appunto del tattoo, con Arezzo Tattoo Show, una rassegna dedicata all'arte del tatuaggio a cui partecipano 150 tatuatori considerati tra i migliori artisti del panorama nazionale ed internazionale del settore. Quest'anno l'Istat ha inserito il tatuaggio nel paniere Istat. Questo è un segno dei tempi che cambiano. Non voglio dire che il tatuaggio sia un must, un qualcosa che ti devi fare, ma è sicuramente una cosa che è estremamente diffusa in Italia. Ecco, com'è cambiato questo mondo? Perché insomma anche dal punto di vista delle norme igieniche sicuramente c'è molta più attenzione oggi. Guarda, il mondo del tatuaggio negli ultimi 20 anni è cambiato tantissimo e negli ultimi 10 c'è stata un'evoluzione proprio di tipo esponenziale, sia per quanto riguarda il lato artistico, sia per quanto riguarda quelli che sono i materiali che vengono usati, che siano gli aghi, che siano i colori, che siano le macchinette del tatuaggio, ma soprattutto, e di questo noi ne siamo orgogliosi, è cambiato tantissimo sotto l'aspetto delle norme igienico-sanitarie e l'attenzione che i tatuatori stessi poi ripongono nei confronti di questa problematica, che purtroppo continua a essere abbastanza diffusa, perché c'è questa cattiva abitudine di alcune persone di andare dall'amico dell'amico che tatua a casa e te lo fa pagare la metà della metà. Sì, stai risparmiando sulla tua pelle. Andare da un professionista in un negozio munito dell'apposito attestato regionale abilitativo alla professione del tatuaggio e del piercing anche, assicura delle norme igieniche per chi si tatua. Perché voglio dire, è una pratica... non è così cruenta come ci si potrebbe aspettare, ma comunque, essendoci l'inserimento dei pigmenti nella zona sottocutanea, bisogna seguire delle norme che sono estremamente semplici e estremamente basiche, ma vanno rispettate. E purtroppo quando parliamo di fenomeno dell'abusivismo tutto questo non succede. Quindi voglio ricordare a chi si vuole tatuare che quando andate a risparmiare, andate da un avventizio dentro casa, state risparmiando sulla vostra pelle. Senti, qual è la parte più bella di questo lavoro? Lavorare con le persone, dargli un po' quello che preferiscono, cercare di entrare in contatto con loro e creare qualcosa insieme di bello e che duri. A livello artistico hai una preferenza? Ma sì, bianco e nero, lavoro molto con le linee e basta, va bene un po' tutto. Che stai realizzando? Un poco fatuo. Una creatura tra virgolette fantastica. Sono proposte che fai tu o che ti chiedono i clienti? Ma alcune sono proposte mie, altre dei clienti. Sai, nel mondo dei tatuaggi le proposte sono molto molto strane. Sei aretino? Sì, aretino. Quanto fa presa insomma questo mondo nel nostro territorio? Ma sta cominciando a prendere molto piede, quindi siamo tutti contenti, dai, sia i clienti che noi.